Il motore a tre cilindri è una sciocchezza ingegneristica? Beh, in questo video parleremo sia dei pregi, ma anche di un grande punto debole di questo motore, chiamato anche motore zoppo. Ne parliamo dopo la sigla. Sicuramente sul motore a tre cilindri il pregiudizio è molto radicato. Ci tengo a sottolineare che io non amo il downsizing dei motori moderni, anche perché ormai tutte le case automobilistiche hanno piazzato il motore a tre cilindri un po' dappertutto. All'inizio li montavano solo sulle city car, successivamente hanno iniziato a montarli sulle utilitarie, per poi arrivare addirittura a montarli sui SUV, e lì credo che si sia toccato un po' il fondo. Chi mi segue sa che io sono un dieselista convinto, e proprio perché comunque ho sempre guidato per la maggior parte motori diesel, beh, la mia attenzione cade più sul grande difetto che ha il motore a tre cilindri. Ma ne parleremo dopo, perché voglio anche parlare un po' dei pregi di questo motore, perché qualche pregio ce l'ha. E bisogna dirlo, bisogna essere obiettivi, non dobbiamo essere per forza dei tifosi di una squadra o di un'altra squadra, ma bisogna essere obiettivi. Ve lo dico io che sono un dieselista, vi dico che questo motore ha anche dei pregi e vi dirò prima quelli. Iniziamo dal fatto che per me un motore valido a tre cilindri è questo che state vedendo della Renault, anche se bisogna fare sempre la distinzione su dove viene montato, perché il problema dei tre cilindri è che su alcune auto, ad esempio sui SUV, è sottodimensionato, ma ne parleremo dopo. Innanzitutto voglio un attimo sottolineare questa cosa, perché penso che questo motore a benzina e GPL della Renault sia quello più affidabile in commercio. Innanzitutto per il fatto che il popolo ha scelto questo motore. Infatti questo motore è uno dei motori più venduti in tutta Europa, anzi è il primo motore a benzina e GPL più venduto in tutta Europa, perché comunque la Sandero è l'auto più venduta in tutta Europa, è al primo posto. Questo che state vedendo adesso è montato sulla Captur, ma è comunque lo stesso motore che trovate sia sulle Dacia, sulle Renault e anche sulle Nissan. Quindi ritornando a noi, se il popolo ha acquistato questo motore è perché c'è stato un passaparola positivo. E poi c'è il mio feedback personale, perché comunque ho avuto una Renault Clio per un bel po' con questo motore, ho guidato anche la Renault Captur e comunque ho una certa idea di come va questo propulsore. Sui motori a tre cilindri si dice che sono sbilanciati, ma vi posso garantire che le case automobilistiche hanno risolto attraverso una serie di stratagemmi. Si dice che al minimo si sentono le vibrazioni, e anche questo vi dico che ormai si tratta e appartiene ai vecchi motori a tre cilindri, ma quelli moderni anzi sono anche abbastanza silenziosi da fermi. Questo della Renault monta il turbo, quindi è abbastanza brioso come motore, frizzantino, consuma poco, ha poco turbo lag, poi ovviamente per il discorso dei consumi dipende anche da come guidate, dall'aerodinamica del veicolo. Ad esempio sui SUV sicuramente il rendimento è minore in confronto a un'utilitaria, perché è più leggera e quindi il motore dà il meglio di sé. L'utilizzo ideale secondo me di questi motori è nella guida urbana, quindi soprattutto se guidate molto in città. Vanno anche benino in autostrada, sulle strade libere, però non dovete esagerare con il piede, perché altrimenti consumano. Ma parliamo del grande difetto, perché finora vi ho parlato dei pregi e all'inizio vi ho detto che questi motori, soprattutto per un dieselista come me, un dieselista convinto, hanno un grande difetto, e ce l'hanno tutti i motori a tre cilindri. Allora ragazzi, il problema è che se vi trovate in montagna, non so, con quattro persone, condizionatore acceso, beh, innanzitutto l'auto beve un sacco, e seconda cosa, non ce la fa, arranca. Il tre cilindri soffre, ha poca coppia e può avere anche tanti cavalli, perché parecchi confondono la coppia con i cavalli, ma ragazzi, fatica molto, perché comunque un'auto diesel ad esempio
ha già più coppia in confronto a un'auto a benzina a 4 cilindri di pari cilindrata. Ragazzi, non bisogna essere di parte, bisogna dire la verità. Io ho detto prima i pro, però il grande difetto di tutti i motori a 3 cilindri è questo: non ce la fa nelle salite, arranca. Magari se vi trovate da soli allora non avete questa sensazione, però immaginate una situazione come io stesso ho provato anche più volte, vi garantisco che non ce la fa. Con più persone, con un carico, ragazzi, non ce la fa. Questa è la verità. E accorgersi di questo, e soprattutto chi ha sempre guidato dei diesel, perché un'auto diesel in salita non ha problemi. Ed è soprattutto una pazzia montarli su vetture che pesano una tonnellata e mezza, non so, secondo me sono sottodimensionati. Comunque, in conclusione, se io dovessi scegliere un 3 cilindri sceglierei questo, anche perché comunque ha una manutenzione minima, ha la catena di distribuzione, quindi non va sostituita. E in confronto a un motore della PSA, inutile dire i vari problemi che hanno avuto con le cinghie a bagno d'olio, anche se comunque hanno risolto. Consiglierei il 3 cilindri su una city car, su un'utilitaria, però eviterei i SUV. E voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi per supportare il canale e non dimenticate di lasciare un bel like. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!